attraverso i signori sindaci qui presenti, le autorità civili e militari, attraverso i parroci, i confratelli, i sacerdoti, le religiose, le suore, che sono partecipi con noi di questo cammino. E davvero sentiamo di voler dire al Signore la nostra gratitudine. La sua presenza è sempre una presenza che porta un annunzio di pace. La pace più intensa, quella tra Dio e l'umanità. Gesù è colui che ha riconciliato l'umanità con Dio. E riconciliare l'umanità con Dio vuol dire liberare l'umanità da quella sottomissione all'egoismo che ci fa essere sempre peccatori e aprire invece il cuore alla bellezza della grazia di Dio. Ed ecco che questa umanità riconciliata con Dio, l'umanità che vive portando nel mondo la luce dell'amore di Dio, la luce della grazia di Dio, risplende a noi nel volto di Maria Santissima. Molto bella quell'espressione che abbiamo cantato poco fa e che sempre nella nostra tradizione continuiamo a cantare. Quando ci rivolgiamo a Maria dicendo vorrei salire in cielo, godere del tuo bel viso o vedere il tuo bel viso. Perché vedere il viso? Vedere il viso significa conoscere la persona, poter accogliere tutta la bellezza, tutta la bontà, tutto il bene che una persona porta nel suo cuore. E allora voler vedere il viso di Maria, il suo volto, e voler incontrare quella umanità bella, quella umanità ricca della grazia di Dio, umanità riconciliata con Dio. E Maria è sempre stata in comunione piena con l'amore di Dio. Dal momento in cui l'angelo le portò l'annunzio e Maria si offrì, eccomi, si presentò senza nascondersi, non ebbe paura di ciò che il Signore le avrebbe chiesto per essere fedele al suo amore, ma si donò totalmente. Basta solo un accenno a ricordare di partecipare sempre della sua grazia. E se saremo così, saremo un'umanità capace di affrontare tutte le situazioni, le difficoltà, vivendole in fraternità. Ecco, l'incontro che abbiamo appena celebrato è un incontro di fraternità. Due comunità, certamente non distanti, ma distinte tra di loro, che però si riconoscono in fraternità partecipando della grazia di Maria, dell'unico grande dono che Dio fa a tutti noi, la presenza del Figlio di Dio che Maria accoglie e dona al mondo intero. Siamo questa umanità nuova, affidiamoci a Maria perché ci faccia essere davvero quell'umanità bella, gioiosa, che ogni giorno vuole annunziare e condividere con tutti la grazia di Dio. Ricordiamoci questo versetto del Salmo 145 che quest'anno stiamo ripetendo tante volte. Una generazione narra all'altra le grandi opere di Dio. Maria è colei che magnifica il Signore perché ha compiuto in lei grandi cose. Ascoltiamo in silenzio la preghiera che il Vescovo rivolge alla Madonna a nome di tutti quanti noi. O Vergine Santa di Casaluce, celeste patrona di questa terra, madre dolcissima di un popolo che ti ama, eccoci come figli devoti per darti lode, ringraziarti, invocarti. Tu hai accompagnato i nostri padri e le nostre madri nel faticoso cammino della storia che ha segnato nei secoli questa terra. E sempre hai fatto sentire la tua presenza, la protezione, il sostegno. A te hanno gridato nei giorni del dolore, per te hanno cantato con riconoscenza le loro gioie.
con te hanno trovato le ragioni per vivere, per sperare e amare. Noi ti riceviamo come preziosissimo dono. In te ricordiamo le grandi cose che ha fatto il Signore. Con te ci sentiamo di continuare il cammino. Tu, Madre nostra, accompagnaci con la luce e la grazia del tuo volto. Guardaci dal male, da tutti i mali. Liberaci dall'odio e dalla violenza. Donaci il bene, ogni bene, la salute, la casa, il lavoro. Chiunque coltiva la tua devozione conosca il perdono, impari giustizia e carità, custodisca la vita e pratichi la solidarietà, veda fiorire la concordia e la pace. Accogli le invocazioni innocenti dei bambini, le speranze fervide dei giovani, le suppliche accorate degli anziani, le volontà generose di quanti sono impegnati a costruire un mondo come quello che tu hai cantato. Vergine Santa di Casaluce, ascoltaci. Anche se non meritevoli, siamo sempre quei figli che Gesù ti ha affidato sulla croce. Con la tua mano accoglici, con il tuo amore proteggici, con la tua luce guidaci alla casa di Dio che è giustizia, pace e gioia per sempre. Amen. Thank you.
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria di Casaluccio, thank you.
Thank you.
Charlotte.